Allora, eccoci qui e benvenuti in questo nuovo video. Oggi cercheremo di dimostrare l'equazione di Euler-Lagrange. Quindi, quello che vogliamo fare in questo video è appunto arrivare a questa formulazione finale qui. Cercherò di essere il più spedito possibile, di non fare un video lunghissimo, anche perché parecchi degli argomenti di cui toccheremo fanno parte di un video che abbiamo già discusso, che è quello della derivazione del principio di D'Alembert, da cui partiremo per ricavare questa, diciamo, questa equazione dell'Euler-Lagrange. Un'altra precisazione che faccio è che io durante il video sicuramente scriverò in questa maniera qui l'operatore di derivata differenziale, che è molto simile all'operatore variazionale. Questo perché mi riesce difficile fare per bene l'operatore di derivata parziale, che dovrebbe essere una cosa del genere, una C un po' capovolta. Quindi, quando vedete questo qui, in questa formulazione, in questa equazione, noi intendiamo solo ed esclusivamente derivate parziali, quindi non vi sono variazionali. Quindi, se vedete questo qui, vuol dire che io sto indicando la derivata parziale, e per una, diciamo, rapidità di scrittura e qualità di scrittura che, diciamo, mi riesce difficile fare questo simboletto qui, che ho cercato di ricalcare un pochino nella cosa vogliamo dimostrare per questa sezione del video. Allora, quindi partiamo subito dall'esprimerci il nostro raggio vettore presente nel principio di D'Alembert, perché noi abbiamo visto che il principio di D'Alembert poteva scriversi, dato, diciamo, un sistema di n masse discreto, come la sommatoria di i che va da 1 ad n masse di f con i, dove in f con i, ricordiamo, rientrano tutte le forze di superficie di volume, meno la forza inerziale mi, ri, due punti. Tutto questo poi l'avevamo moltiplicato anche per uno spostamento, diciamo, virtuale, e questo ci doveva dare praticamente uguale a 0. Quindi questo ri, il raggio vettore che otteniamo praticamente, diciamo, che delinea la distanza, no? Che traccia la distanza di una massa dall'asse, dall'origine degli assi di un sistema cartesiano. Quindi, se questa è l'origine, questa è la massa, diciamo, miesima, il raggio vettore è questo qui. Ovviamente questo è l'asse y e questo è l'asse x. Quindi scriveremo questo ri in funzione delle coordinate lagrangiane, dette anche coordinate generalizzate, quindi che appunto dipende da q con 1, q con 2, q con 3, fino alle q con n, insomma, coordinate generalizzate che possiamo ottenere. Notiamo una cosa, che in questa, diciamo, espressione del raggio vettore in funzione delle coordinate generalizzate o lagrangiane, vi è omesso quindi il tempo. Quindi vuol dire che, quindi, questa formulazione che abbiamo scritto qui non dipende esplicitamente dal tempo. E pertanto noi ci ricordiamo, ad esempio, che se data una funzione qualsiasi che può essere scritta come dipendente dal tempo, ovvero f di t, poi da coordinate, ad esempio, anch'esse dipendenti dal tempo, x t, y t, z di t, quindi sappiamo che quando andiamo a derivare questa funzione f rispetto al tempo, questa la possiamo esprimere come derivata parziale di f rispetto al tempo. Perché derivata parziale? Perché, come vedete, f non dipende solo dal tempo, dipende dal tempo e dalle coordinate che variano rispetto al tempo. Più poi possiamo scrivere la derivata parziale di df su dx per dx su dt, più la derivata parziale di f su dy per dy su dt, più poi la derivata parziale di f su dz per dz su dt. E abbiamo detto effettivamente che questa, diciamo, è l'espressione esplicita, no, del tempo. Quindi sappiamo che questa funzione qui genericamente dipende esplicitamente dal tempo. Ma la nostra, come vedete, non ha questa, diciamo, dipendenza esplicita dal tempo. Ciò significa che questa quantità qui è proprio nulla, cioè il termine sorgente è nullo, e quindi siamo in condizioni, diciamo, stazionarie. Quindi possiamo scrivere sulla scia di quanto fatto in maniera generale qui, diciamo alla 1, possiamo andare a riscrivere questa qui, la 2. E come la possiamo riscrivere? Possiamo riscrivere come derivata di dr su dt è uguale, a questo punto, alla derivata parziale di r, oppure facciamo così, ri su dq con 1 per dq con 1 su dt, più dri su dq con 2 per dq con 2 su dt, più dqi
tante altre cose, fino ad arrivare all'ennesima coordinata generalizzata, quindi dell'RI su dQn per dQn su dt. Ora, quindi, questa quantità qui la possiamo esprimere anche sotto forma, visto che è una sommatoria, no? Di prodotti di derivata parziale del raggio vettore i rispetto alla coordinata generalizzata per la derivata parziale della coordinata generalizzata rispetto al tempo, quindi la possiamo esprimere sotto forma di sommatoria come sommatoria di k che va da 1 alle n piccole coordinate generalizzate, quindi di dr con i su dq con k per dq con k su dt. Ma dq con k su dt io me lo posso scrivere anche come, me lo posso scrivere come qk punto. E cioè, quindi questa diventerà la sommatoria di k che va da 1 alle n coordinate generalizzate di dri su dq con k per q con k punto. E quindi siamo riusciti ad esprimere la variazione del raggio vettore nel tempo, come questa, diciamo, sommatoria qui, ecco qui, diciamo, in generale questa sommatoria. Ora, proprio perché abbiamo detto che non vi è una dipendenza esplicita dal tempo, allora è possibile affermare che la derivata parziale di dr punto su dqk punto sarà uguale alla derivata parziale di dri su dq con k. Questo lo possiamo dimostrare andando a derivare rispetto a dq con k punto dri su dt, quindi dri su dt. Questo abbiamo detto che si può esprimere, diciamo, in termini di sommatoria in questa maniera, quindi lasciando stare per adesso un minuto la sommatoria e prendendoci solo i termini della sommatoria, noi è come se avessimo d su dq con k punto di dr con i su dq con k per q con k punto. L'unica cosa quindi che qui dipende da q con k punto è proprio q con k punto qui dentro, quindi dentro le parentesi tonde. Quindi questa, pertanto da qui possiamo dire che tutta questa, diciamo, derivata parziale può essere riscritta come dr con i su dq con k. Abbiamo quindi dimostrato che dri punto, quindi derivata parziale, questa qui, dr punto su dq k punto è uguale a derivata parziale di dr su dq k. Questo perché r punto è praticamente questa quantità che all'interno di queste parentesi, no? Sarebbe la derivata di ri rispetto al tempo ed è praticamente, questo diciamo per una proprietà di interscambiabilità degli operatori variazionali, quindi differenziali, io posso appunto riscrivermi questa quantità qui in questa maniera qui, cioè come ho scritto qui dentro. Quindi questo è come, vale proprio a scrivere dri punto su d con k punto è uguale, facendo il passaggio, a dr con i su d con k. A questo punto possiamo esplicitare anche il variazionale di dr punto. Questo possiamo scriverlo in analogia praticamente a quanto fatto qui, diciamo, con la condizione praticamente di df su dt. Immaginate che qui ci sia df solamente e dobbiamo praticamente dimenticare della quantità del tempo perché abbiamo visto che non c'è dipendenza esplicita dal tempo e quindi dovremo praticamente togliere tutte queste dt che stanno qui sotto e quindi quello che ci resterà per esprimere il variazionale di dr punto è che questo si possa scrivere rispetto alle coordinate generalizzate come dr1 su dq con 1, ad esempio per dq con 1 più dr, qui ho scritto r1 ma sarebbe sempre ri. Quindi dri su dq con 2 per dq con 2 più fino all'ennesima coordinata generalizzata, quindi dri su dq con n per dq con n. Alla stessa maniera, quindi possiamo esprimere questo sotto forma di una sommatoria e lo esprimiamo come sommatoria di k che va da 1 alle n coordinate generalizzate di dr con i su dq con k per dq con k. E quindi è questa l'altra quantità che pure dobbiamo considerare. Quindi le quantità che dobbiamo considerare per adesso abbiamo detto sono questa qui, diciamo lasciando stare quanto detto
la numerazione da qui sopra, ci servirà questa 1, ci servirà questa 2 e ci servirà questa qui e ci servirà questa qui 3. Quindi le riprenderemo poi a mano, anzi magari facciamocele, segniamo un momento. Quindi eccoci qui, abbiamo riscritto, come detto, le quantità che ci serviranno d'ora in avanti. Riprendendo quindi il teorema di principio di D'Alembert, che abbiamo scritto come sommatoria di i che va da 1 alle n masse di f con i meno m con i per ri due punti, moltiplicato uno spostamento virtuale del r con i deve essere uguale a 0, andiamo a cercare di riscriverci questa quantità qui, ovvero meno la sommatoria di i che va da 1 alle n masse presenti nel sistema di mi ri due punti che moltiplica delta r con i. Allora, quindi il nostro obiettivo è di volerci riscrivere questa quantità qui. Ci ricordiamo che la energia cinetica T si può esprimere come un mezzo della sommatoria di I che va da 1 alle n masse della massa, diciamo, miesima, per ri punto, scalar ri punto. Dove ri punto praticamente sarebbe la velocità, no? Noi sappiamo che l'energia cinetica è un mezzo m per v al quadrato e l'abbiamo riscritta sotto forma di derivazione, la velocità del raggio vettore rispetto al tempo. Ora, se andiamo a derivare parzialmente dt rispetto a dq con k, cioè rispetto alla coordinata generalizzata kappesima, otteniamo questa formulazione, sarà un mezzo della sommatoria, qui, sommatoria di i che va da 1 alle n masse di d su dq con k m con i ri punto per ri punto. Ora è chiaro che la massa mi non varia, diciamo, le singole masse dei nostri puntini, no? Non variano rispetto a q con k, quindi è come se fosse una costante rispetto a questo processo di derivazione, quindi otterremo un mezzo della sommatoria di i che va da 1 alle n masse che abbiamo, mi. Poi dobbiamo appunto derivare due volte ri punto, sapendo che appunto ri dipende da q con k, quindi dipende dalle coordinate generalizzate. E se facciamo questa, diciamo, derivazione, otteniamo due volte ri punto de ri punto su de q con k. E quindi questo è il processo di derivazione che, diciamo, di questa quantità qui. È, diciamo, facile dimostrare che succede questo. Basta fare praticamente la derivata parziale, cioè la derivata di un prodotto, la prima derivata per la seconda non derivata, più la seconda derivata per la prima non derivata, essendo due quantità uguali, si sommano e quindi questo 2 e questo 2 si può elidere e in totale otteniamo che la dt rispetto alla derivata parzialmente rispetto alla coordinata generalizzata q con k si possa scrivere come, e quindi anche questa è una quantità, mettiamocela in rosso, una quantità che ci servirà, quindi questa cosa qui. La rimaniamo in questa parte, poi andiamo a anche derivarci sempre l'energia cinetica rispetto alla velocità generalizzata, sempre in maniera parziale, quindi derivata parziale dq con k appunto. Quindi quello che dobbiamo fare è semplicemente riprendere di nuovo la formulazione della nostra energia cinetica, questa volta però sarà un mezzo della sommatoria di 1 che va da n, mi abbiamo detto può essere portato fuori dal segno di derivata, dq con k punto ri punto scalar ri punto. A questo punto andiamo a derivare qui dentro, a questo punto anche qui otteniamo questo 2 e questo 2 che si possono elidere e in totale otteniamo che questa si può riscrivere come la sommatoria di i che va da 1 alle n masse di m con i R con i punto de R con i punto su de Q con K punto. Quindi questa è l'altra cosa.
che ci servirà? Quindi ci servirà questa 1 qui e questa 2 qui. Ma il nostro obiettivo è sempre quello di voler riscrivere questa parte, diciamo, del principio di D'Alembert, questa qui. Noi notiamo anche una cosa, no? A questo punto abbiamo già ricavato una prima, abbiamo ricavato quindi questa quantità che era una di quelle praticamente che avevamo ricavato all'inizio, quindi praticamente eccola qui. Abbiamo detto che derivata parziale di R punto su DQ punto, quindi sulla velocità generalizzata, era uguale a DRI su DQ con K. Quindi in questo caso, nella nostra formulazione, abbiamo proprio la stessa cosa, quindi DRI punto su DQ con K punto. Quindi questa qui possiamo scrivercela praticamente, quindi derivata del parziale della energia cinetica rispetto alla velocità generalizzata come sommatoria di i che va da 1 ad n di m con i ri punto, m con i ri punto, abbiamo detto che questa quantità si può scrivere come delta derivata parziale di dri su dq con k. Il nostro obiettivo, quindi, come abbiamo detto, è quello di riscriverci questa quantità del nostro, diciamo, del principio di D'Alembert, quindi esprimendolo praticamente in funzione dell'energia cinetica derivata rispetto alle coordinate generalizzate Q con K. Quindi a questo punto andiamoci a derivare rispetto al tempo dt, questa volta derivata assoluta, questa quantità qui, quindi derivata parziale dt su dq con K punto. Questa quindi sarà la derivata rispetto al tempo della sommatoria di i che va da 1 ad n di m con i R con i punto delta R con i su DQ con K. Quindi a questo punto è la MI al solito, passando quindi il segno di derivata all'interno della sommatoria, sarà fuori dal segno di derivata la massa perché la consideriamo come una costante, quindi MI, poi la prima derivata quindi sarà RI punto per la seconda non derivata, quindi delta RI su DQ con K più sommatoria di i che va da 1 ad n grande di mi, prima non derivata, quindi ri punto, per la seconda derivata, quindi d su dt, di delta ri su dq con k. E quindi questa è la quantità che andiamo a ricavare derivando in maniera assoluta la variazione di energia cinetica rispetto alla coordinata generalizzata, quindi derivazione assoluta rispetto al tempo della variazione dell'energia cinetica rispetto alla coordinata generalizzata. Ora, questa quantità qui, per il principio di interscambiabilità degli operatori differenziali e variazionali, possiamo riscriverla praticamente come d su dq k di d su dt R con I. Quindi questa verrà d su dq con k R punto RI punto. Quindi questa quantità qui l'abbiamo riscritta in questa maniera. Quindi possiamo andare a riscriverci la quantità, quindi derivazione assoluta della variazione di energia cinetica rispetto alla coordinata generalizzata come d su dt di t grande su dq k punto, che è uguale, quindi questa quantità qui. Ora facciamo un'osservazione. Guardiamo questa quantità qui, quindi la derivata parziale dell'energia cinetica rispetto alla velocità generalizzata. Vedete che è espressa in questi termini, non in questa sommatoria, che ritroviamo effettivamente qui, cioè questa quantità blu è la nostra, questa qui è la nostra, scriviamola in verde, dt su dq con k punto. Ora vogliamo capire invece chi è questa quantità qui. Se andiamo a rivedere un pochino le cose che abbiamo ricavato prima, noi siamo sempre, il nostro obiettivo è sempre di poter riscrivere questa quantità qui, però abbiamo ricavato anche che delta, cioè il variazionale di ri del raggio vettore, si potesse esprimere come questa quantità qui. Quindi se andiamo a sostituire questo qui dentro, magari ce lo facciamo sotto, quindi dove stiamo facendo qui, abbiamo ottenuto praticamente che
La sommatoria, quindi al di là del segno meno, sommatoria di i che va da 1 ad n di m con i ri, due punti, di delta r con i che deriva dal principio di D'Alembert, fosse uguale, sostituendo il delta r con i come l'abbiamo ricavato, ovvero sommatoria di i da 1 ad n di mi ri, due punti, questo è uguale, moltiplicava quindi una sommatoria di k che va da 1 ad n piccolo di delta r con i su dq con k dq con k. Riorganizzando un pochino meglio la sommatoria, cercando di mettere la sommatoria delle k che vanno da 1 ad n fuori, quindi le coordinate generalizzate, poi abbiamo la sommatoria, mettiamo la sommatoria di i che va da 1 ad n grande, quindi sulle masse. Avremo mi ri due punti dq con k su scusa dri su dq con k che moltiplica tutto quanto dq con k. Quindi quello che otteniamo è che quello che otteniamo qui è lo stesso che è qui dentro. Adesso magari lo riscrivo meglio. Qui è un delta ri su dq con k, quindi ri due punti m con i. Quindi queste due quantità sono uguali. Quindi da qui, da questa equazione qui, possiamo ricavarci questa per andarla a mettere qui dentro. Quindi ci possiamo ricavare che, scriviamo in blu, stiamo ricavando praticamente la quantità evidenziata in giallo. Quindi ricaviamo la sommatoria di i che va da 1 ad n grande di m con i ri, due punti, derivata parziale ri su dq con k è uguale a d su dt, derivata parziale di dt su dq con k punto, meno questa parte qui che abbiamo detto essere, ora non si vede bene però, si capisce diciamo dalla scrittura che è dt su dq k appunto, quindi la derivata parziale della energia cinetica rispetto alla velocità generalizzata, quindi dq con k appunto. Ora, andando a sostituire questa quantità qui, questa qui, la andiamo a sostituire qui dentro, cosa otteniamo? Quindi in scaletta otteniamo la sommatoria di k che va da 1 alle n coordinate generalizzate, parentesi, e scriviamo quindi questa quantità qui che moltiplica un dq con k. E quindi, prima parte diciamo del teorema di D'Alembert, ecco espressa in funzione sia della energia cinetica della sua variazione rispetto alla, diciamo, velocità generalizzata e sia rispetto alla coordinata generalizzata q con k. A questo punto non ci resta altro che andare a prendere, diciamo, quindi questa prima parte, diciamo, possiamo dire che è conclusa. Dobbiamo andare a prendere diciamo, la seconda parte del teorema del principio di D'Alembert, ovvero la sommatoria di i che va da 1, ovviamente ricordiamoci che tutto quanto era qui sommatoria di i che andava da 1 ad n di mi ri due punti delta ri. Quindi quando abbiamo messo, noi abbiamo espresso a meno di un segno meno, quindi esprimendo il tutto a meno di un segno meno, anche qui, quando ce lo andiamo a mettere, anche qui sarà, se tutto questo è uguale a questo, qui va messo un segno meno davanti. L'altra parte era da i che va da 1 a n di f con i per delta r con i. Al solito ci ricordiamo sempre come abbiamo scritto delta r con i, e quindi questa quantità la possiamo scrivere come i che va da 1 ad n di f con i. La delta r con i l'abbiamo scritta come sommatoria di k che va da 1 alle n coordinate generalizzate di delta r con i su dq con k per dq con k. Ci organizziamo meglio, quindi qui è una n grande, quindi portiamo fuori la sommatoria delle coordinate generalizzate, poi apriamo la parentesi, dentro mettiamo la sommatoria sulle masse, quindi 1 ad n grande,
di F con I delta R con I su DQ con K per DQ con K. Questo che andiamo ad evidenziare adesso è la cosiddetta forza generalizzata, cioè è quella che possiamo esprimere come, quindi prendendo sommatoria di I che va da 1 alle n masse di F con I, dove in F con I ci sono tre forze di superficie di volume, delta R con I su DQ con K è uguale a una Q grande K. Questa appunto viene detta forza generalizzata. Quindi tutta questa quantità possiamo ulteriormente riscriverla come sommatoria di I che va da 1 ad n grande della Q con K per DQ con K. Quindi questa quantità qui è quella che otteniamo alla fine, che ovviamente sarà pari alla sommatoria di I che va da 1 ad n, che vedete questo è tutto un continuo, di Fi per delta Ri. Ma questo ci vuole dire un'altra cosa, no? Se questo a destra era il nostro lavoro virtuale, no? Allora possiamo dire che il lavoro virtuale Fi per delta Ri è uguale alla somma di n lavori virtuali generalizzati, se vogliamo. Quindi di Q con K per D con K, cioè forza generalizzata per uno spostamento virtuale generalizzato rappresentato da D con K. Il lavoro virtuale, che noi praticamente esprimiamo come appunto sommatoria di I che va da 1 alle n masse di F con I per delta R con I, è il nostro praticamente lavoro virtuale. Questo lavoro virtuale possiamo dividere in lavoro virtuale delle forze conservative più un lavoro virtuale delle forze non conservative. Il lavoro virtuale delle forze conservative è quello praticamente dettato dalla TPE, no? Noi ci ricordiamo che la sommatoria di R, ad esempio, che va da 1 ad n grande di F con I per, scusate, per F di R di delta R di R con un meno davanti è uguale al lavoro delta W. Ma questa quantità qui, questa qui evidenziata, questa qua, è praticamente la energia potenziale, l'abbiamo detto anche nel video relativo al principio di Hamilton e di D'Alembert. Quindi possiamo dire che il lavoro conservativo è uguale a meno la variazione dell'energia, qui è proprio variazione, perciò attenzione, non è derivata parziale, quindi la variazione del lavoro conservativo, quindi lavoro virtuale conservativo, è uguale a meno la variazione della energia potenziale, quindi questa quantità qui. Pertanto possiamo dire che questa formulazione si può riesprimere, quindi lo esprimiamo a fiamma, come meno delta V più delta VNC sarà praticamente, cioè la variazione di lavoro delle forze non conservative, è praticamente la sommatoria di K. Qui ho messo l'indice I, ma non andava messo l'indice I, ma è di K che va da 1 ad n piccolo. Quindi, e qui sarà proprio questo, no? L'indice K che va da 1 ad n piccolo di Q con K per DQ con K. Quello che adesso vogliamo fare è cercare di esprimere la variazione di energia potenziale sotto forma di sommatoria, e che dipende in qualche modo dalle coordinate generalizzate Q con K. Quindi, come possiamo fare? Scriviamo semplicemente che la variazione di energia potenziale, che dipenderà solo dalle coordinate Q con K e non dalle sue derivate, la posso scrivere come meno delta V su DQ con 1 per DQ con 1. Quindi mettiamoci un bel meno, un segno meno davanti, più delta V su DQ con 2 per dq con 2 più delta v su dq con n per dq con n. Esprimendo in termini di sommatoria, questo sarà meno la sommatoria di k che va da 1 alle n coordinate generalizzate della variazione delta v su delta q con k
per delta Q con K. Quindi ci siamo riscritti praticamente la variazione della variazionale della energia potenziale in questa maniera, in modo tale da poter esprimerlo così in questa formulazione. E quindi andiamo a sostituire lì dentro, quindi in definitiva otteniamo, sostituendoci questo qui dentro nella parte dove manca, quindi avremo meno la sommatoria di k che va da 1 ad n piccolo di delta v dq con k per dq con k. E quindi questa è tutta, diciamo, l'espressione della seconda parte del principio di D'Alembert. Ora dobbiamo rimettere assieme i pezzi, no? Quindi avremo, il principio di D'Alembert era I che va da 1 ad n di Fi per delta R con I, meno sommatoria di I che va da 1 ad n di M con I Ri due punti delta R con I. A questo punto abbiamo ricavato dalla prima, cioè questa quantità qui, questa qui evidenziata in giallo, che era praticamente meno sommatoria di i che va da 1 ad n di mri due punti delta ri, e qui invece abbiamo ricavato diciamo, quella che è la prima parte che abbiamo scritto qui del teorema di D'Alembert. Quindi potremmo scrivere tutto questo sotto un solo segno di sommatoria, quindi se metto il meno a cui si somma l'altra quantità che era meno qui, attenzione che è un dq con k, da qui, da questa quantità qui. Potremmo mettere in evidenza il dq con k in modo tale da avere e da poter riscrivere tutto sotto un solo segno di sommatoria. Quindi cosa facciamo? Prendiamo tutta questa quantità, mettiamo un bel meno davanti, poi apriamo la parentesi, poi scriviamo una sommatoria di i che va da 1 ad n, il dq con k verrà messo qui, perché ovviamente è comune a tutti quanti, e quindi qui avremmo dv su dq con k meno q con k, poi abbiamo d su dt, derivata di dt su dq con k punto, meno dt su dq con k punto. Ovviamente questo q con k, per ricordarci che è relativo al fatto dei lavori non conservativi, potremmo scrivere q con kNc, perché sarà una forza generalizzata, vedremo, di dissipazione. Allorché non è presente questa forza, praticamente questa forza di dissipazione, potremmo dire che avremo a che fare con un sistema ideale, ma questo lo vediamo. Il principio di D'Alembert inoltre ci diceva che tutta questa quantità doveva essere praticamente a zero. Quindi semplificando per questo segno meno, alla fine, quindi semplificando questo segno meno se ne andrà, è quello che ci resterà praticamente questa quantità qui. Questa quantità qui, dq con k può essere praticamente quello che vuole, cioè se è 0 dq con k noi stiamo praticamente assumendo la soluzione banale. Se dq con k è diverso da 0, non assumiamo la soluzione banale perché questa sommatoria sarà 0 quando tutti i termini all'interno della sommatoria risultano essere uguali a 0. E quindi cosa ricaviamo? Ricaviamo che dall'altra parte ci portiamo proprio la forza generalizzata relativa ai lavori non conservativi. Quindi questa è la forza di, appunto, generalizzata di dissipazione. E pertanto in questo caso siamo in quelli che sono i sistemi, questa è l'equazione di Lagrange per sistemi, fra virgolette, reali, no? Quindi sistemi reali, dove per l'appunto esiste una forza dissipativa. Immaginate di avere un sistema massa molla smorzatore. Se questo sistema massa molla smorzatore è privo dello smorzatore, quindi c'è solo una molla, noi imprimiamo una forza alla molla, questa continuerà ad oscillare all'infinito, ovviamente trascurando l'attrito che il carrello, quindi la massa, può avere con il piano con cui è a contatto, eccetera, tutte queste ipotesi semplificative. Questa massa oscillerà praticamente all'infinito perché non interviene nessuna forza che dissipa il moto della massa. Quindi
l'oscillazione della massa. Quindi quella forza appunto dissipativa è dato allorché esiste appunto lo smorzatore, quindi smorza le oscillazioni, quindi rappresenta, è appunto rappresentato da questa quantità qui, che è appunto una forza di tipo dissipativo, quindi compie un lavoro di dissipazione, quindi non conservativo. Quindi quando non c'è questa forza qui, e parliamo quindi di sistemi ideali, quindi questa quantità è zero e otteniamo proprio praticamente quello che ci siamo detti noi all'inizio. Cioè, volevamo dimostrare questo, d su dt su dq k punto meno dt su dq con k punto più d con v su dq con k è uguale a 0. Andiamo a vedere noi cosa volevamo dimostrare. Volevamo dimostrare che la variazione rispetto al tempo, quindi assoluta della derivata parziale della Lagrangiana rispetto alla velocità generalizzata meno la variazione della derivata parziale di L, quindi Lagrangiana rispetto alla coordinata generalizzata Q con K fosse uguale a 0. A questo punto uno direbbe: ma non abbiamo ottenuto la stessa cosa? Invece sì, è la stessa cosa, perché questa come me la posso scrivere? Noi ricordiamo dal video che abbiamo visto praticamente sul principio di Hamilton che la Lagrangiana è espressa praticamente come energia cinetica meno energia potenziale. In questo caso, non avendo a che fare con forze di tipo dissipative e pertanto anche con forze di tipo, diciamo, più che altro di deformazione, no? Perché noi abbiamo visto che lì abbiamo espresso la energia potenziale totale come energia potenziale V più un'energia U che è l'energia di deformazione. In questo caso l'energia di deformazione è assente, quindi l'energia potenziale totale coincide effettivamente con l'energia potenziale V, cioè con il potenziale V. E a questo punto io questa qui la posso scrivere come d su dt di dl su dq con k punto, ricordando che l'energia potenziale V dipende solo dalle coordinate q con k e non dalle sue derivate prime, quindi non dalla velocità generalizzata. Quindi è come se facessi d su dq con k punto di t meno V. T dipende da q con k punto, v non ne dipende, quindi quando faccio la derivata di questa quantità dv su dq con k punto è identicamente nulla e quindi rimane d su dt su dq con k punto. E quindi questa posso scrivere così la prima parte meno la seconda parte, quindi dobbiamo un momento correggere qui, quindi perdonatemi un momento questo errore di distrazione, qui è dt su dq con k e lo dobbiamo correggere da tutte le parti dove abbiamo praticamente riscritto questa quantità qui, quindi anziché dt su dq punto k, ma è dt su dq con k. Mi dovete perdonare, ma appunto nella fretta di andare a scrivere le cose, infatti qui era stato scritto bene dt su dq con k, eccolo qui, quindi qui abbiamo dt su dq con k, questo perché altrimenti non ci si trovava, perché effettivamente questa quantità poi sarà dl su dq con k, cioè ovvero d su dq con k di t meno v e quindi sarà dt su dq con k meno dv. Quindi messo un meno davanti poi questo diventerà più, no? Quindi se io metto un meno davanti questo diventa meno e questo poi diventa più. E quindi è la quantità che appunto noi ci troviamo qui, quindi salvo semplicemente quel piccolo errore di, diciamo, di passaggio, più che altro di distrazione, ricordiamo dove è stato fatto l'errore, noi abbiamo scritto praticamente dt su dq con k ricavando questo, dopodiché ci siamo portati nello scrivere praticamente la derivata rispetto al tempo assoluto e abbiamo ricavato dr punto su dq con k punto, ma abbiamo visto che dr punto dq con k punto si può scrivere anche come si poteva scrivere praticamente in questa maniera qui, come delta RI su dq con k, da qui poi ci siamo riderivati rispetto alla derivata assoluta rispetto al tempo, ottenendo questa quantità qui. Poi abbiamo detto che per il prodotto di interscambiabilità degli operatori differenziali e variazionali, questa quantità in rosso si poteva scrivere qui, ed è qui che abbiamo praticamente, qui praticamente che ho commesso l'errore, perché ho scritto anche bene delta RI punto su delta QK, però qui avevo scritto delta RI su delta, praticamente mi ero scritto la quantità delta T su delta Q punto K, cioè questa quantità qui. Invece noi avevamo ricavato da qui, che
poi doveva essere scritto questo, no? Questa qui, sommatoria di MIRI punto delta RI punto su delta Q con K, perché questa quantità in russo era stata espressa come questa quantità qui che adesso sto evidenziando, quindi l'errore è nato da qui, praticamente dal mettere un puntino in più sul QK e dal toglierlo da RI, quindi ci usciva praticamente dt su di punto di QK punto, ma in realtà doveva essere questa quantità qui. E il bello anche, diciamo, dei video è di accorgersi degli errori fatti in diretta e comunque correggerli, però diciamo, fermo restando che quello è stato un errore di distrazione, più che altro perché ho saltato un puntino, però il resto, diciamo, il ragionamento è lo stesso. Ovviamente dobbiamo solo semplicemente andare a correggere qui in queste zone qui, praticamente. L'abbiamo già visto prima, quindi solo questa parte qui e l'abbiamo corretta in tutte le parti in cui era stato riportato praticamente, quindi anche qui delta t su dq con k punto. Detto questo, praticamente è quello che abbiamo ricavato, è praticamente la equazione di Euler-Lagrange, che è quello che ci eravamo prefissati all'inizio del video. Quindi detto questo, noi ci vediamo per un prossimo video, magari riprendendo la parte, diciamo, sui sistemi del primo e secondo ordine, quindi massa molla smorzatore e massa, oppure sistemi detti single degree of freedom e sistemi MDOF, che sono multi degree of freedom, quindi più masse con più smorzatori, e quindi sistemi del secondo ordine e più, oppure sistemi del primo ordine, quindi una massa, uno smorzatore, che sono, diciamo, quelli là da cui partiremo perché sono i più semplici. Quindi detto questo, noi ci vediamo per un prossimo video.